Allora, benvenuti in questo stramaledetto, perché ci ho messo 3 ore per convincere le mie amiche. Comunque, questo è il video dello speciale 1000 iscritti. E oggi vi farò vedere tutto il mio maneggio e vado a cavallo. Allora, scusate se ho la voce un po' strana, ma sono appena uscita da una lezione di tipo 2 ore dove ho galoppato cioè senza fermarmi un attimo, poi forse vedete un altro video. Allora, quel gatto lì che non vi guarda, mi dà le spalle, non mi ricordo come si chiama. Vabbè, è lì che fa la posa. Per annunciarvi che questa è la strada dove si arriva al maneggio. Vabbè, allora là c'è la strada normale, questa è la stradina. Qual è l'agriturismo? Sì, va bene, ok. L'entrata del maneggio vera e propria è questa qua. Allora, non so se non ci saranno le mie amiche, le incontreremo lungo la strada. Ora sono tutte a festeggiare nel clubhouse. Allora, questa è l'insegna del maneggio, si chiama Shearers Ranch Horses. Scritto tutto, vabbè, allevano sangue arabi, eccetera, eccetera. Allora, qua abbiamo l'entrata. Direi che possiamo entrare, a parte questi 300 cartelli. Scusate che c'è un po' di gente. Allora, questa qui è la clubhouse. Ora c'è tutta la gente dentro perché non posso entrare, però vi dico già che è di legno. È piena di foto, di altre cavolatine. E se ce la faccio dopo vi faccio le foto e ora metto quelle. Vabbè, non so se ce la farò, eh. Vabbè, andiamo avanti. Se c'è gente. Ok, allora, ho tagliato il pezzo da lì a qua. Qua dietro abbiamo il giardino dove ci facciamo tipo le feste, le cene, roba così. Ora torno indietro, scusate, questo è il mio istruttore che fischia. Ok, allora, questa immensa cosa bianca che si vede. Aspetta, allora, tanto qui c'è la mia amicasia che ci terrà compagnia. No, sto registrando. Allora, questa immensa cosa bianca che si vede sarebbe il tendone. Però non so se riesco a trovare una foto di quando è in piedi. Però vabbè, ora non lo usano, è giù. Però quando è gonfiato è alto tipo fin lassù. E ci si va dentro. Vabbè, poi quei pascoli là ci arriviamo dopo. Questo è il campo grande, diciamo. Vabbè, dove ho appena finito di fare lezione io. Vabbè, quelle là vabbè sono le stalle, lì c'è sempre la clubhouse. Adesso andiamo avanti. Allora, abbiamo le sedie dove si siede la gente a vedere. Dai. Allora, qua abbiamo le poste dove si mettono dove ci si legano i cavalli per sellarli e strigliarli. C'è anche la radio, si sente. Allora, qui abbiamo l'entrata delle stalle. Allora, qui con i box sono un po' sballati, per cui non fate caso. Lì c'è l'entrata del maneggio. Sì, questa qui si chiama Zara. Lo so, allora, questa non è. Sì, è la Zara. Ok, questa è la Zara. Andiamo avanti mentre incontriamo la nostra amica Desiree. Mentre la radio diventa troppo alta. Questo chi è? Sognador. Sognador, giusto. Ciao. Lui è uno stallone, ok? Ora bellissime le vostre facce. Qui è vuoto. Qui è vuoto. Sì, c'è? Sì. Allora, questa è la Sissi che sta mangiando. Non si vede niente. Sì, eccola qua. Ciao. C'è un bel naso, sì. Ok. Boschi. Vuoti. Tutti vuoti questi? Ok, andiamo avanti. Qui c'è, vabbè, box di Seo. E questa è la prima frisone. Allora, lei è la... Guardate, questo è il cane, questa è una scuderia molto frenetica. Allora, questa è la Desi, che è una giumenta frisone, molto alta. Ciao, Desi. E ha vinto una sfilata. Sì, esatto. E questa è la Desi, aiuto, quanto è alta. Ora possiamo andare, troviamo... C'è la luna. Ok, andiamo avanti. Allora, mi scuso se devo stoppare il video, ma abbiamo da fare. Allora, questo è Filippo, che credo sia il cavallo più alto del tutto il maneggio. E lui è un Hannover, credo, lo salto. Poi questo è Oregon, che è bellissimo. Ha una faccina tenera. Ok, scusate se la radio è altissima. E questa è Kendry. Ciao Kendry. Ok, e qui ci dovrebbe essere Oliver, che non riesco a vederlo. Minima, eccolo là. Sì, che sta mangiando. Ok, questo è vuoto. E va bene, direi che adesso possiamo passare di qua. Allora, qui c'è questo cumulo enorme di fieno, guardate. Poi, qua abbiamo la zona della lettiera. Ora faccio il giro di qua, eh. Qui abbiamo la lettiera. Vedete, è stato tutto rinforzato dopo l'uragano. Con questo vento che ha, diciamo, sradicato. Vedete, qua c'è il campo grande. Vedete quel pino? L'ha mezzo rinforzato. E questa, vabbè, siamo dal campo grande, un'altra entrata. Che c'è qui, c'è di là. Ok, non è che questo maneggio sia molto lussuoso, però vai, ci si sta bene. Questa è la zona, diciamo, ferratura. Vedete, qua c'è il coso per fare i ferri. Qui sono i ferri, tutto il grasso per gli zoccoli, eccetera, eccetera. E possiamo uscire. Ecco.
Allora, ciao. Finisco il video un attimo. Qui vabbè, che perfetto, è già chiuso. Comunque questo è il magazzino del mangime, che ovviamente non si può entrare perché c'è chiuso. Ok. Allora, scusate, ho fatto una cavolata prima. Mi reinserisco all'interno del culo e andiamo nell'altra fila di box, dove però c'è gente, per cui... Ok. Allora, stanno addestrando una cavalla. Allora, questa è la Sandy. Questa è sempre privata. Poi c'è la Fricca Lizzie, che è privata anche lei. E qui c'è la Queen, che è sempre privata anche lei. Bella, sì. Lei è una palusa, troppo bella. Bravo. Ok, andiamo avanti. Qua c'è un box vuoto. Questo è Ascalon, che è una flinger avellinese. Bello lui. Qui c'è la selleria dei privati, dove io non posso entrare. Sì, questa è la selleria privata. Poi allora, questa è la Shasa, che qua chiamiamo tutti grigia. Una gran bella cavalla lei. Poi ci sono le due cavalline d'assalto. Questa è la Lucida. E qui vediamo se c'è. Sì, questa è la Catch Me If You Can, però è la Catch. E siamo ritornati alle poste. Ok, allora ritorniamo. Ho fatto un giro inutile. Allora, qui abbiamo la zona lavaggio, la doccia, come la volete chiamare. Un po' sporca perché hanno appena lavato un cavallo. Qui c'era la cavalla di prima, la Zara, che ora la stanno addestrando. Giriamo di qua. Allora, qua abbiamo il posto per lavare i morsi, specchio, cavezze, lunghine. Ok, e qui abbiamo altra fila di box, l'ultima che vedremo. Allora, qui c'è il secondo frisone, il mio adorato Thomas. Thomas, vieni qua, bello, che non ti si vede, che sei nero. Ok ragazzi, non so perché non si veda, comunque, ecco, ora forse l'avete visto, lui è Thomas, il secondo frisone. No, perché lui è, cioè, non è intero, però è un po' così. Ah, questo è vuoto di box, sì. Ok, questa dovrebbe essere la bella, non ne sono sicura perché i box qui li cambiano spesso. Ok, ho saltato un box con tre cavalli, tre puledri per l'esattezza. Eccoli qua, allora, quello l'ha pezzato è Messico. Poi questa qua in mezzo è la Fortuna, sì, che è quella velinese. E là dietro c'è Winchester, che non lo vedo. Ecco, quello che ha alzato la testa. Se voi l'avete visto, insomma, è là dietro. Allora, qui c'è la cavalla. Sì, questa è, oh, scusate, questa è Sheila, che anche lei è una palusa. Lei l'ho montata un po' di volte, è un po' pesante al trotto, però vabbè, è altissima. Ecco, ora ha perso anche la messa a fuoco. Ok, è tornata. Allora, qui c'è Fidelio, se non sbaglio. Sì, è lui. Poi, qua sono tutti vuoti, se non sbaglio. Questa è una nuova arrivata, si chiama Lilla. L'ho appena finita di lavare, era lei quella di prima. Allora, qui c'è una cavalla che non so come si chiama. Credo sia la girista, ma non credo. Non vorrei sbagliarmi. Allora, box vuoti, box vuoti. Qui c'è un altro cavallo privato. Qui, che si chiama Villain. Eccolo là. Tanto lo so che non vedete niente. Eccolo, sta arrivando, bravo, lui è intelligente, che si vuole far vedere. Allora, questo qui è Villain, è un cavallo altissimo. Allora, fatemi vedere se c'è qualcuno qua. Sì, qui c'è Levita, che non si vede. Levita che non si vede, comunque è una velinese. Qua abbiamo la selleria, che questa va bene anche per me. Cioè, questa è quella per tutti i, quelli che vanno a cavallo, come me, che non hanno un cavallo. Oggi che sella ho usato? Questa qui. Questa è la mia sella oggi, col cosino rosso. E poi c'avevo questo tappetino qua. E agnellino, c'avevo questo qui, vedete, mi ricordo tutto. Ah, e il morso era questo. Ok, so tutto, mi ricordo tutto alla perfezione. Allora, mi devo spiegare perché mia mamma vuole già che me ne vada. Allora, qua c'è la cuccia per i cani, qua dietro. Balla di fieno. Qui c'è roba medica, cose mediche. E siamo ritornati qua. Qui sono le cose di lettera pronte per domani mattina. Vabbè, c'è la radio, questa canzone la conoscerete sicuramente. Allora, qui vedete c'è la zona mascalcia dove eravamo prima. E adesso usciamo. Notare la bellezza delle porte con la, come cavolo si chiama, la maniglietta fatta a forma di ferro di cavallo. Qui c'è l'altra entrata della scuderia. Ah, non ve l'ho detto, siamo affiliati Engea. Dove l'avevo detto.
Ah, dovevo passare di qua, giusto? Scusate. È che di là ci sta l'Asia e io c'ho subito voglia di andare a vedere l'Asia. Normale. Allora, intanto, questo è il tondino. Questo è il pino rotto. Questo è il tondino. Dietro c'è la frusta e la sedia. Poi vediamo, c'è un altro pascolo lassù. Ora non sto andare là. E da questa via qui, che è dove si parte per le passeggiate, ci si ritrova la via principale dell'entrata. E questo campo qua davanti che ho con tutti questi pezzi di legno è il campo da cross, che sarebbe quel pascolo delle pecore, però l'hanno usato per campo da cross con gli ostacoli. Aspetta che ve li zoom. Ok, quelli sono gli ostacoli, va bene, avete capito. Qua ci sono delle case che stanno costruendo, là stanno addestrando una cavalla. Ok, faccio presto perché sennò l'istruttore si mi vede e mi dice cosa fai qui. Ok, allora quello era il campo grande, ho tagliato il pezzo da lì a qui. Qui vabbè, vedete, stanno ristrutturando queste case che non sono, non credo siano dell'agriturismo, però ci vengono a abitare, le affittano per le vacanze. Stiamo arrivando al pezzo che adoro di più della scuderia, cioè dove sta l'Asia. Allora, intanto qua c'è, di qua c'è la zona dei automezzi. Vabbè, c'è il rimorchio, c'è il trattore e c'è il coso del fieno. Qui c'è la piccola fattoria dove sono già tutti dentro. Allora, si intravedono tre tacchini. Volevo fare vedere il pezzo più bello, ma sono già tutti... Ah no, eccoli là, i miei tesori. Là, che dormono, là dentro, ci sono due capretti. Stanno già dormendo. Non so perché è tardi, il manager sta chiudendo, mi devo muovere. Ok, e lì ci stanno le galline e i conigli, vabbè. Ora passiamo sotto a questa recinzione. Ora voglio vedere che fa la figura che ci faccio. Intanto sta arrivando al maneggio dell'Asia, la vedo già lì, la mia asietta. Eccola lì che mi fissa. È l'asietta, o mi sbaglio, non è l'Asia, o è l'Asia, sì che è l'Asia, no, perché vedete quella cavalla là, che si chiama Beauty, è identica, però più scura. Poi sono la mia asietta, c'è lo sguardo più bello. Ciao asietta. Ciao tesoro mio, non ce l'ho il pane, non ce l'ho, c'ho la macchina fotografica, ti interessa lo stesso? Ciao bella mia asietta, ciao. Che galoppate oggi, ho rischiato la morte due volte, senza staffe, stavo trottando. Però ho perso l'equilibrio, se non c'era la palizzata non sono caduta, ma non so come mai, non sono riuscita a cadere. Eccola qui. Ciao asietta. Allora, devo presentare le tue amichette qui di paddock, loro vivono qua sotto. Allora, questa è l'Ambra, che è la cavalla più vecchia del maneggio. Poi questa è Bonita. Questa è la Beauty, ve l'ho già detta prima. Questa è la mia cara amata asietta che continua a fissarmi. Lo so che non vorresti che vada a caccia, però... Questa è... Poi laggiù che mangia quel benedetto pezzo di pane c'è la Pasofina. Questa è la principessa, che è una delle cavalline più pregiate, perché lei faceva del search, però è molto complicata. Poi abbiamo l'ultima, che è la Safira. Che lei è la Safira, è un po' pestifera, però va bene. Ok, qui abbiamo la vietta, una piuma di pennuto non identificato. E qui abbiamo il secondo campo. Ovvero che è il campo un pochino più piccolo di quell'altro, che è grande quanto il tendone coperto. Vedete, ora ci sono delle ragazze, c'è una ragazza che telefona e altre mie due amiche che erano prima, che sono andate a dare il pane. Dopo arrivo, manca il pallone laggiù in fondo. Ok, questo è il pascolo. Ah giusto, cioè mancava una cavalla. Allora, quella laggiù è la Sciusciola, che sta arrivando con calma. Allora, sono le mie due amiche Desire e Asia che stanno dando il pane. Qui abbiamo due cavallini simpatici. Insomma, simpatici non tanto. Allora, questo qui è Odisseo e questo qui è Raz. Poi non mi ricordo assolutamente il nome di questi qui. Questa mi sembra sia la Laila, se non mi sbaglio. Vabbè, questa è la Laila. Questo è Little Sugar, Little Sugar, che però noi lo chiamiamo piccolo, perché noi cambiamo i nomi ai cavalli come soprannome. Ora adesso non chiedetemi come si chiama questo, perché io non lo so. Che bello, cioè, abbiamo il pony libero. Ora volevo farvi vedere lo stallone, ma non so dov'è. Vabbè, comunque questo qui, questa qui o questo qui, non mi ricordo come si chiama. Questa qui dovrebbe essere l'India, se non mi sbaglio, sì, è l'India, che sta mangiando il pane. Questa qui è la nostra Shetland più cattiva del mondo. Fermati, sei fermata. Questa è la Stellina che sta mirando la mia macchina fotografica. Hai un colore stupendo, complimenti, peccato che sei una femmina e sei un pony. Il mio cavallo dei sogni sarà uguale a te, sì, identico. Allora, questo non so come si chiama, questo o questa che sia, abbastanza carina. Poi qui ci dovrebbe esserci Chador, che è lo stallone. È là dentro.
È uno stallone arabo approvato, mentre c'è la stellina che mi... Vabbè, è là dentro, non si vede. Arrivederci. Scusate. Se mai ci riesco a trovare una... piace, ma devo mettere le foto anche del clubhouse. Ok, aspettate che taglio il pezzo. Allora, ho tagliato il pezzo da laggiù a qui e adesso andiamo avanti. Allora, questa bellissima cavalla qui che sembra un frisone ma non lo è la nostra luna. La nostra luna è bellissima, è una cavalla enorme, anche molto brava direi, però è privata mi sembra. Questo bellissimo cavallino con una spruzzatina di appalosa, vedete, sulla schiena. Non lo conosco, cioè non so come si chiama, peccato, mi dispiace, lo so. Perché io non ci vengo tanto in questo maneggio, qui arrivano cavalli ogni minuto. Questa la conosco. Allora, questa è Brigida, la cavalla in croce tra un frisone e un'altra cavalla che non mi ricordo cosa, però è molto bella anche lei. Un po' cattiva, eh? Oh, qui ci abbiamo Laria, che è la cavalla d'assalto di una mia amica che si chiama Alessia. Che... la mia amica cavallina 003, ovvero Eleonora, forse l'ha vista perché è venuta a fare una gara su maneggio. La nostra Aria. Ho preso un buco. Ok. Questa non so come si chiama. Che bellezza. Però so sicuramente che è una femmina, però non so come si chiama. E questa non mi ricordo come si chiama, va bene, perfetto. Comunque so che è una cavalla, ma non mi ricordo. Perfetto. Allora, lo so che questo video è tutto un taia-taia, ma il maneggio è già chiuso. Non ho altri giorni per venire a fare video. Allora, qua abbiamo tagliato tutto questo pezzo. Ora qui ve lo faccio vedere, ve l'ho già fatto vedere. Quindi adesso vi faccio vedere gli altri pascoli sotto, il pallone che è tanto sgonfiato e abbiamo finito. Ho provato a fare veloce, ma lo sapete che quando io vi dico che voglio fare una cosa veloce, non viene mai veloce. Per cui, allora, adesso ci siamo quasi. Faccio vedere l'entrata. Questa è l'entrata dell'altro maneggio. Poi allora qua c'è la salita dove salgono i cavalli e scendono i cavalli, ora non so, è a fuoco? Non ve lo potete dire. Ok, allora passiamo prima dei pascoli sotto. Ho quasi finito, ecco, nitrito. Ok, allora abbiamo il... qui che c'è un pascolo, due pascoli vuoti perché uno è laggiù e uno qua. Poi ritroviamo le nostre due simpatiche amiche che stanno dando il pane. Ok. Ciao ragazze. Allora, questa è la Lebelle, che è una, la cavallina preferita della mia amica Rebecca, che se n'è già andata via. Questa è la Brigid, che ha il nome simile a quell'altra ma gli manca la A alla fine. È una bellissima pezzata. Peccato che questo maneggio avevano solo pezzati neri, una sola, cioè la pony. Vabbè, questa è Hop, che è il cavallo della Desiree, che se n'è appena andata, che era quella di prima. Ok, questa è Hop, che è maschio, eh? È un maschio anche se c'hanno da femmina, vabbè. Questi due cavalli, io non so come si chiama. Allora, dovevo essere mamma e figlia. Questa qua, con la stella bianca, è la Lilac, che deve essere la figlia. E quell'altra è la mamma, in teoria. Sono uguali perché è grande, però vabbè, non so come si chiama la mamma. Comunque... deve essere lei, è un incrocio tra un arabo sicuro. Mi sembra lo stallone nostro, il Chador, perché è uguale, identica. Invece, sì, conto, fate finta che lei sia lo stallone, anche se non è lo stallone. Ok, questo qui, ora non passo di qua perché tanto è passare dietro al maneggio. Questa immensa distesa di bianco, verde, quello che è il nostro maneggio coperto. È un pallone, cioè sì, pallone che, ora non ce l'ho, ve l'ho già detto prima, lo so. Quando non lo usano... aspetta che sta passando il treno. Io neanche quando sono a cavallo mi separo dai treni. Vabbè. Allora, qui fate conto, questo maneggio qua adesso è sgonfio. Però se ve l'ho già detto, vi trovo una foto quando è gonfio e se ce la faccio, vi ci faccio la foto.
dentro sarà un po'... Però vabbè, non ve la faccio dentro, vi faccio vedere la foto quando è gonfiato. Comunque, le dimensioni, questo qua è come quello di sopra qua che ho di fronte. È la stessa dimensione, 20x40. Invece con l'altro mi sembra 40x80, non mi ricordo bene le dimensioni. Comunque sì, immaginatevelo pieno. Magari se riesco a farmi riprendere mentre cavalco lì dentro, lo vedete. Faccio vedere l'entrata. Allora, non mi ricordo se lo rimontano, mi riuscirà ad aprire due porte. Non lo... vedi, è tutto sbarrato. Non lo so se lo rimontano. Perché in pratica dopo l'uragano si è tutto distrutto, perché c'è l'insegna di una discoteca laggiù che è venuta qua e l'ha sferzato e è atterrata lì. Quindi doveva aver aggiustato, ma ora lo tiene sgonfio perché ha paura che si rompa. Ok ragazzi, allora direi che, vedete, i lampioni sono appena accesi. Allora, vi ho fatto vedere tutto, sì, se volete leggete lì, che ora non ho tempo di mettere in pausa e farvi leggere tutto. Sì, 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 tutto perfetto. Allora, questo era quel benedetto speciale 1000 iscritti bla 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 del tour del mio maneggio. E niente, lo so che non era perfetto, ma cercherò un po' di... Aspettate, vi faccio entrare dentro. Questa è la clubhouse, un po' al buio. Allora, qui vedete, c'è una foto, premi. Qui c'è la TV, che non si vede niente. I divani. Qui c'è la torta, che oggi era il compleanno della nostra amica Silvia. Questa, vabbè, la clubhouse, c'è lo specchio. Ale, foto. E qui c'è l'aria esterna, che la porta è chiusa. Benissimo. Ah, e di qua, aspettate, vi faccio vedere. Lì dietro c'è la cosa. C'è la cucina. Ok, possiamo uscire. Allora, questo maneggio stile western vi saluta pienamente. Ok ragazzi, allora sono tagliato tutto, è tutto un taglio a questo video, ma anche troppo se l'ho fatto. Lo so che non ve lo meritate, però cercherò di farlo diventare un bel video. Questa era l'insegna, quindi siamo ritornati all'inizio, solamente che è un po' più buio. E niente, quella è la macchina di mia mamma che sta partendo, perché me ne devo andare direttamente così. E va bene, dallo Shearers Ranchers se è tutto. E niente, vi saluto. Ok, ci vediamo al prossimo video. Ciao!